dai. Thank you.
Grazie.
Centimetro, caccia 20 centimetri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi e alla morte di croce. Cuore afflitto di Maria, ti piagò la colpa mia. Cuore afflitto di Maria, ti piagò la colpa mia. Tu che hai in braccio il figlio caro, da quest'occhi un pianto amaro. Tu che hai in braccio il figlio caro.
Maria, che il Divin Figlio sotto gli occhi immolò, sono stati i miei peccati. Cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, lui è incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre,
e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Del Signore ricordo e l'albero della mia salvezza, di esso mi nutro, di esso mi diletto, alla sua ombra ho posto la mia tenda, nella fame l'alimento, nella sete la fontana, nella nudità il vestimento. Benedetto colui che ci corona con la sua grazia.
possiamo provvedire nelle vie della tua giustizia, per Cristo nostro Signore. Dallo stesso colore di fondo che voi trovate, no? È un blu
pensato alla conclusione della putrefazione. Quindi Gesù è risorto il terzo giorno perché per volontà del Padre suo lui ha conosciuto tutte le sofferenze di cui noi abbiamo fatto memoria con il venerdì santo. Però a causa della sua grande generosità, determinata proprio dall'amore che legava Gesù al Padre suo, ma anche a noi tutti, il Padre non permise che suo figlio conoscesse la corruzione della morte, pur avendo sperimentato la morte attraverso la sua morte e la sepoltura, però non conobbe la manifestazione del suo cuore. Per questo è risorto il terzo giorno. Ma come mai lui è voluto risorgere nel pieno della morte tra la fine del secondo giorno e l'inizio del terzo? Come mai ha scelto proprio la notte e non il primo giorno, per esempio? La notte, vedete, nella Sacra Scrittura e in particolare nei Vangeli, come nel Vangelo di Giovanni, per esempio, ha un significato molto brillante. La notte non è soltanto se volete una situazione geofisica, il sole è tramontato, dunque ci sono soltanto le tenebre, ma anche metaforica. La notte, quindi il segno dell'oscurità, ci ricorda la morte. La notte ricorda anche la solitudine, l'abbandono, la desolazione. La notte è anche il segno del vuoto, del nulla, del deserto, come del resto ci ha ricordato molto bene la prima lettura dal libro della Genesi. Dio si trovava tra le acque, non c'era nulla, non c'era nulla, c'erano le tenebre e Dio che creò la luce. Allora la notte dunque ha tutto questo significato. Anche oggi noi abbiamo fatto memoria di questo prodigio, di questo miracolo inaudito di Gesù che torna alla vita per non morire più mediante la sua risurrezione. Ebbene, questa notte è anche il significato, se volete, in cui il mondo d'oggi si trova. Guardiamoci intorno, diciamo, senza Dio non possiamo fare nulla. Noi che con l'orgoglio della nostra intelligenza pensavamo di dominare il mondo, eppure bastano pochi secondi o pochi minuti da mettere in ginocchio le civiltà più evolute, come è capitato in Giappone con il terremoto, ma anche a noi stessi pensiamo di conservare tutto quello che siamo riusciti a conquistare con le nostre forze, il nostro lavoro, i nostri impegni. Eppure ogni giorno sperimentiamo la debolezza e la fragilità nostra che si esprime attraverso i problemi, le malattie, tutto quello che volete. Anche questa è la nostra. Ma anche la notte in cui per esempio si trovano centinaia di giovani del nostro paese che invece di rallentarsi della splendida luce del Signore risorto magari hanno scelto proprio in questa notte di andarsi a ubriacare nei bar del nostro paese e magari saranno ricordati al nostro posto perché sono in nome di Dio, loro hanno scelto la loro. Ma che cosa porta la luce della nostra gioventù? Forse che noi possiamo sperare in un futuro migliore dando ai nostri giovani queste possibilità? E forse che questi nostri giovani domani avranno veramente la possibilità di prendere in mano la propria vita, di
di diventare madri e padri di famiglia, di diventare dirigenti in qualche ufficio, oppure a rompersi le ossa magari in campagna cercando di diventare carciofi o siervo o quant'altro. È questa la verità che continua a persistere e persiste e dura nei nostri cuori. Ma il Signore, abbiamo cantato, egli ha vinto le tenebre della morte, il Signore vittorioso, e l'ha fermato la sua vittoria non con la forza, né con delle parole risolute o con la vendetta, ma attraverso il dono totale di sé sulla croce. Lui ci ha dato il vero esempio dell'amore. L'amore non è qualcosa che si compra. L'amore non è il dono di un bene materiale, ma il dono totale di se stessi. Riscopriamo dunque il grande esempio che il nostro Signore ci ha lasciato sulla croce. Se vogliamo anche noi essere nella luce, essere vincitori, non seguiamo lo spirito di questo mondo che ci impone delle vittorie molto costose, a suono di armi, di guerre, di lotte, di invidie, di cattiverie, di liti. Cerchiamo invece di imitare questo nostro Signore che ieri ha vinto il mondo attraverso la sua morte e che viene adesso tornando di gloria con la sua risurrezione. Anche noi possiamo essere partecipi con lui, ma solo ad una condizione, che la fiammella del cielo pasquale che noi abbiamo avuto così solennemente in questo tempio durante la vita che stiamo celebrando non si limiti soltanto ad essere un segno che il fuoco scompare in questa grande chiesa, perché rimane veramente tra chi e gli scambi di nostri cuori. Che sia veramente questa una Pasqua di risurrezione per tutti noi, una Pasqua che apra i nostri cuori alla speranza, che non ci faccia rassegnare all'andazzo dei riposi, che ci stia veramente a costruire un mondo e ogni scena di là. Sia lodato Gesù. Emerge il cielo pasquale che ha illuminato questa chiesa, lo immerge nel fonte battesimale, perché l'acqua che purifica e il fuoco che brucia che si uniscono. Discenda, Padre, in quest'acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo, tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con